just realize, feels so good just to be alive. Time's a gift, my time is free. I could spend it on you, you could spend it on me. I could say you'll be blown away by the change you see me. And I feel alright, dance all night, put a little flavor in. Version of me, float like a butterfly, sting like a bee, roar like a lion, and I ain't even trying. No, 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 no. And I can say I'll be blown away by the change you see, you see me. Feel alright. Buongiorno, fanno tutti, quindi la faccio anch'io. Questo è il Prato di San Savino, la casa dove abbiamo pernottato questa notte, ed è un posto che gli amici del canale vedranno spesso. Michele è già pronta in modalità avventura, si è portata la borraccia d'acqua calda, così non si sa mai. È calda, è a temperatura ambiente, perché noi siamo gente di una certa età, quindi dobbiamo tutelare la nostra salute. Buongiorno. Con gli occhiali da diva. Sì. Hai dormito bene? Benissimo, benissimo. Dai, fa un po' fresco, un po' umido. No, poi ci siamo ambientati subito, quindi. Ma mi sono svegliato già intanto perché sentivo dei rumori. Tipo? E che? Non lo so, non voglio, voglio saperlo. Questo è per Patrizio. E dopo la colazione, il fumo. Giusto dopo il caffè, il fumo. Io penso che dopo il caffè, la sigaretta. Ci stava, eh. Buongiorno, 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 buongiorno. Dici di sì, ma è troppo tardi per dire che sono claustrofobico? Sta scherzando, non sono claustrofobico. Non mi dà fastidio, sto dando fastidio. Volevano consigliare un locale dove andare a mangiare, il locale in cui andremo noi a mangiare, in cui abbiamo già prenotato. Era proprio la tipa in persona. La proprietaria. Sicuri che... Ci ha anche detto la strada, per essere sicuri che andremo. Che andremo. Esatto. In questo posto, secondo me, c'è qualcosa di profondamente sbagliato. Perché qualcosa che non va. C'è gente che canta da sola. C'è gente che canta, gente che vende le tagliatelle. C'è un fottio di chioschi che torna. Sono più chioschi che persone, perché non c'è nessuno. Il che è bene. C'è la cristalloterapia, poi c'è sta, aspetta, c'è il cristalloscopio, tossidi, minerali, c'è la crescia, tante crescerie, porchette, d'occhio. Vado. C'è il bar di Caria, il caffè, veleno di Borgia, c'è il veleno di Borgia. Ci sono i maglietti vendo. Le femmine si sono fermate. Le femmine si sono. Quando si fermano le femmine sono cazzi. Il chiesto in pronta ce l'ha alle 10:30. La messa invece alle 10:20. Allora, abbiamo scoperto che costa 18 euro entrata alle grotte dei Frasassi. Esatto. Quando telefonicamente a me mi hanno detto che costa 10 euro. Ma questo è per ingannarti. Secondo me non hai capito bene. O forse sto parlando di Bomarzo, può essere. Di Bomarzo. Però 18 euro sono buato. Sono buato, sì, perché poi. Vabbè, perché ti portano con la navetta, ti fanno una visita guidata, ti fanno tutto. Sono una visita oculistica. Vedere l'uomo fungo che abita dentro la grotta. Ok, le pipistrelli ci stanno. La grotta fatta a forma di orso. Perché qui non ho fumo di cazzo, cioè. Ti danno le tagliatelle. Ma con 18 euro sono comprate il pranzo. La tagliatella? Sì. Una tagliatella, una porzione. Un aperitivo? Patrizia, hai comprata la tazza? No. Tu che sei una persona studiata, che cos'è sto coso secondo te? Non lo so, non ho proprio la più pallida idea. Posso dirti quello che... Che ti sembra? O cosa ti trasmette? Cosa mi trasmette? Intanto iniziamo a dire che è qualcosa di pietra, che è fatto di pietra e quindi non mi dà, cioè, mi dà una sensazione di... Sì, è pietra. Qualcosa di freddo, quindi freddo, mi arriva poco. Mortale anche. No, mortale non lo so. Sembra un sandwich di pietra.
Tu vedi un sandwich. Tu vedi un sandwich. Io che cosa vedo? Non lo so. Una scarpa da corsa, non lo so. Sì, potrebbe. Vedi. Sì. Ognuno c'è. Vedi, sì, sì, potrebbe essere una scarpa da corsa. Oh. Quanto ce l'ho? Penso 2 minuti, 5 minuti, no? E vediamo. Scusi, quanto ci vuole? Qui siamo per entrare nelle grotte dei Frassassi, ma per gli amanti dei videogiochi in realtà. Questo è il Vault 641. Esatto. Giustamente facciamo una constatazione che mentre si sale sulle pareti ci stanno a spoilerare tutta. Ma forse il trailer. Tipo il trailer. Tipo delle grotte. Guarda, questi qua dobbiamo andare. Devi vedere la volta per volto. Vedi, si sta aprendo. La porta. Guarda, questa è un bunker antiatomico. Non vuoi vedere che si trova? Non vuoi vedere l'underground? Sì. Il dungeon. Un po' si chiuderà quella porta, vedete quella porta laggiù? Si aprirà poi la porta. Questo sistema serve per ottenere la temperatura stabile e costante all'interno della grotta. Perché secondo quello che dice l'ordine generale di uno non si può interferire con l'evoluzione delle specie indigene di un pianeta o di una grotta. Che è una delle leggi più infrante della federazione. Cioè un'ora e mezza praticamente è solo il tunnel. Terrorizzato dal ponte sospeso. No, non sembra. Però se si sbrigano è meglio. Si veda qualcosa, ma continua la nostra esplorazione. Questa è una zona chiamata Canyon. Faccio un po' di luce perché non si vede niente e qui bisogna fare attenzione a non sbattere il cranio. Il colore azzurrastro dà un riflesso. Qua non si vede, ma questi gli piace proprio fare questi conti che camminano su niente praticamente. Però insomma, se vuoi esplorare una grotta penso che sia il minimo. Attenzione alla capoccia. Ci tengo a far notare le difficoltà. È proprio un'avventura tipo Indiana Jones. C'è un flickering.
qua, signore del mio gruppo, vedete, sono là. Con Ciccariello ci chiedevamo perché l'altro speleologico strilla, perché c'è una competizione, vuole far vedere che lui è più bravo dell'altro, capito? È arrivato, e noi competizioni c'è. Competizioni tra teste di cazzo. No, che... no, 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 sono speleologi, fanno il loro lavoro, sono brave persone, giusto Miguel? Sono bravissimi. Certo che sono speleologi. Se fossero per esempio ci guida. Io vorrei far notare che ci hanno lasciato indietro. E non è che siamo noi che ci siamo fermati, eh. Comunque questa era il ponte sospeso da prima, eh. Scappa, scappa, scappa dal ponte sospeso, scappa. Allora, un aggiornamento semplicemente per dire che se non era per un'altra guida non avremmo mai trovato la strada per uscire, perché ci hanno veramente accannato. E niente. Allora, rivediamo. Cosa ti ha spiegato? Spiegato? No, sono lavori stagionali. Ah, e quindi lui come si è documentato su questi però? Probabilmente li prepareranno e niente, finalmente siamo alla luce e abbiamo avuto la conferma che siamo stati abbandonati dalla nostra guida. E ce l'ha detto la guida successiva. Anche giustamente. Anch'io mi sarei abbandonato. Il suo collega ci ha detto, cioè, no, se stai proprio abbandonati, adesso vi faccio uscire io, perché altrimenti non potevamo neanche uscire. Ciao, noi siamo lì abbandonati. Sono stati abbandonati, però bisogna dire l'esperienza. Esperienza interessante, piacere. Essere abbandonati all'interno delle grotte dei Frasassi è un'esperienza unica. Che è un po' come dire facciamo come cazzo ci pare. Sì. Siete i padroni delle grotte di Frasassi. Poi mentre sono le chiavi, quando chiudete non sbattete la porta. No, io voglio dire, mentre che noi stavamo uscendo, spaventati al fatto che eravamo stati abbandonati, siamo stati anche cazziati da uno, così, che dice assoluto rigore, non si parla. Vabbè, ma tu chiacchieravi. Ma io sai, non ero io che chiacchieravo, cioè non ce l'aveva con me. Io dopo ho chiacchierato, perché tu dici sta zitto, io capito, chiacchieravamo un po' tutti comunque. Sì, io no, questo è un non è colpa mia se mi hanno abbandonato comunque. Io stavo zitta e abbiamo conosciuto un'altra guida che tornerà a Montelibretti il prossimo anno per far vigile del fuoco. Abbiamo socializzato e eravamo diventati amici a Montelibretti, per infatti, il dai, numero infatti è certo, ma noi noi accattiamo tutti, certo. C'è un podcast vigile del fuoco, vigile del fuoco cast. Ah, tra l'altro essendo stati abbandonati non abbiamo neanche potuto fare la foto quella, no, questo quella commerciale, non abbiamo voluto fare pullman, neanche prendere il pullman, niente. E quindi adesso il pullman sarà pieno perché sono un gruppo e mezzo. Sì, sì. Anzi, io direi di andare verso il pullman perché sono parte un'altra volta. Andiamo verso il pullman. Eccoci! Se no venivamo abbandonati anche dal pullman oltre che dalla guida. Questo qui fa molto. Questo fa direttamente sia a Tiburtina. Sono qua con Capitan America che ci fa sapere che il bere trionfa sempre sul male, e quindi il male non vincerà. Niente, abbiamo capito che in questo posto dove siamo venuti a mangiare non conta l'ordine d'ingresso ma l'ordine sociale. Allora ci siamo cibati e abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Il sugo della cosa del cinghiale c'era un po' d'acqua dentro, insomma, diciamo così. Però per essere tutto buono. Era acqua di cinghiale. Era acqua di cinghiale, esatto. Lacrima di cinghiale. Poverino che piangeva perché lo stavano ammazzando. Però ci siamo nutriti finalmente, ho fatto un cazzo a Patrizia, questo è l'obiettivo della giornata, ho vinto. Patrizia, fai vedere che sei incazzata? Sono incazzatissima, guarda, non voglio parlare con nessuno, voglio isolarmi nel mio mondo fantastico. Bene, bene, questo vedi, è il secondo risultato della giornata e adesso siamo qui a Genga, che a Viale Corridore. Avevamo due opzioni, vuoi andare a vedere il santuario che era vicino, ma no, il santuario è bellissimo, va visto, ci vengono da tutte le parti del mondo, ma no, oppure vedere questo bel paesino. No, no, l'ha già spiegato il signore che è una proprietà privata e quindi noi non siamo che l'unica cosa interessante che c'è da vedere è privata. Sto quasi considerando l'ipotesi di Michela andare a vedere i bronzi di Pergola,
perché pensavo che guardiamoci sull'apertura, vediamo. Tu vedi, tu vieni qua in un paese vicino ai Rotte dei Frasassi e dici vabbè, ok, ci saranno due attrazioni. In realtà l'unica attrazione era il santuario e noi non l'abbiamo visto. Ma andiamoci. E allora invece a Pergolo ci sono questi bronzi, vieni qua Patrizia, ti spiego. I bronzi sono come i bronzi di Riace, no, quindi sono so statue praticamente romaniche ritrovate in bronzo, però tutte spezzettate perché non è che sono state fortunate come i bronzi di Riace, però sono belle. Sono belli, sono bellissimi. Vedi, queste cittadine mi piacciono molto, sempre questi passaggi con questi pontili. E mi immagino sempre che c'è qualcuno che per scappare dalle guardie saltava. Centurione no, perché è molto medievale questa cosa, quindi centurione non può essere. Magari poi anche centurione, magari. Centurione. Centurione. Il centurione. Si attacca il pistolione. Esatto. Vabbè, comunque andiamo da qua, andiamo da là. Stiamo a prendere un sentiero che sale e se ne va. Sale. Non sappiamo dove. E perché andiamo a vedere la chiesa, andiamo a vedere il santuario, no, andiamo a vedere i bronzi e alla fine andiamo a casaccio, cioè l'unica cosa. Casaccio è la cosa più bella. E poi la situazione è imbarazzante perché noi andiamo ma non è che capiamo. E qui stiamo vedendo su 6 cellulari dove vanno le freccette. Ma le freccette ovviamente stiamo facendo, ma avremo divergono e quindi non arriveremo mai. Mi ricorda un po' la passeggiata a Monte Soratte. A me mi ricorda un po' la gente quando non sa più cosa cazzo fare e va a casaccio, però. E niente, come eroi d'altri tempi tornano sconfitti perché cercavamo un qualcosa che non c'è. Ed è facile rimanere sconfitti quando cerchi qualcosa che non c'è, cioè tu lo cerchi ma non c'è, quindi noi lo cerchi, però a noi ci piace e abbiamo cercato una cosa che non c'è e infatti c'è. Vabbè, quindi alla fine guardi in aria. Ma perché mi guardi a me? Guarda i nostri spettatori, no, quelli là, guarda, stanno là, no, là mortacci vostri, che cazzo sta a fare? Niente, vabbè, veri. Siamo tornati e ci siamo riposati perché in realtà poi alla fine perché c'era ma che è? Oh? Non c'era più niente da fargli e quindi spettatore, sì, è uscito fuori così. Fai un like, metti like. Vabbè, comunque volevo dire che adesso andiamo a cenare, poi ci faremo una passeggiata sicuramente, però insomma la ragazza è finita praticamente perché quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto, quello che potevamo vedere non l'abbiamo visto per colpa di Michela, sempre perché non ti andava di camminare, quindi io ho detto andiamo, ma io tanto non vengo, ma io ho detto andiamo, io rimango dietro e lo stavamo a cercare in un altro posto. Quello è colpa di cercare, e allora vedi che tutte le colpe non però la prima volta era colpa tua. Avessi detto andiamo subito esatto. Non avrei avuto tempo di guardare, di sbagliare, esatto. Allora, comunque domani rimane due opzioni prima di andarsene via, perché poi alle tre c'è la partita, o Fonte Avellana o i bronzi, quindi vi salutiamo. questo tramonto bellissimo che c'è, guardi, non si vede, ma potrebbe anche essere una cosa buona, un bene. Vabbè, niente, dicevamo, vi salutiamo perché poi ci vediamo domani a seconda di quello che facciamo. Perché stasera con questo bellissimo pure stasera, vabbè, niente, allora ci vediamo dopo il pub, durante il pub, ciao, durante il pasto. Dunque, nell'indecisione di che cosa dovevamo fare questa mattina, perché avevamo progettato 6-7 cose e quindi questa mattina avremmo fatto l'ottava, quella che non era stata prevista, alla fine in realtà invece ce ne stiamo tornando a casa perché ci sono stati ulteriori imprevisti, sai, ieri sera si sa, insomma, il Baldi si è bevuto tanta birra e quindi questa mattina si sente un po' in difficoltà. Ma il problema è che non ce n'è più. Allora lo portiamo d'urgenza a casa, così lo scarichiamo. O nei secchi della monnezza di Monte Rotondo, non lo so. Però vabbè, detto questo, la nostra avventura è finita, le Grotte Frasassi ci sono piaciute, ve le consigliamo, quindi andate a Genga e cercate le Grotte Frasassi, cliccatevi dentro. Attenzione perché le guide le possono lasciare per strada. Sì, detto questo, noi ci sono tantissimi casi di gente abbandonata. Di gente abbandonata da che si è trasformata in uomo fungo. Che si è trasformata in uomo stalagmite. Stalagmite o stalactite. Stalagmite. Comunque,
con la partecipazione di tutti. Diciamo così, se questo video vi è piaciuto mettete bravi, iscrivetevi al canale e poi soprattutto condividete, va bene? Se non lo fate siete un po' degli stronzi e salutate anche Gualdi. Se non lo fate via lo scagate. Ecco quello che succede se non lo fate.